Partiamo subito preparando l'intruglio contro il malocchio. Innanzitutto salsa di soia. Non ho le code di rospo, ma lo zucchero di canna sì. Le dosi al posto della Worcestershire usato la barbecue. E otteniamo questa cosa discutibile. Raffermiamo delle fettine in straccetti. Assaggio qualità. Amido di mais che spargiamo tutta la carne. Anacardi in padella senza grassi, li facciamo tostare per qualche minuto. Lanciafiamme attivato, mettiamo il wok. Barcata d'olio super caldo. Hai la prova con uno, quando soffrigge di brutto ci caci tutta la carne. Ecco, questo è il rumore giusto. Giriamo, facciamo colorare dappertutto. Eccola qua, la togliamo. Aggiungi un altro pochino d'olio, poi peperone, cipollotto, zenzero e aglio secco. Rimettiamo la carne. Mescoliamo tutto il santo padre. Mettiamo la salsa contro il malocchio. Piano piano dovrebbe diventare una salsa vera e propria. Ed è tutto vero, è diventato sciroppo. Fiamma spenta, anacardi e cipollotto verde. E pronti. È buono. Siccome fa un caldo della Madonna, mi sembra il momento adatto per fare una vellutata di zucchine. Mettiamo nell'acqua a bollire, intanto tagliamo le zucchine. E ora usiamo tutto il cipollotto. Parte bianca, parte verde, poco olio e cipollotto, pure pochissimo curry. Aggiungiamo le zucchine e poco riso originario. Originario di dove? Dov'è questo riso? Che lavoro fa questo riso? Acqua, ricopri e fai andare per 20 minuti. Magari un po' di sale ce lo mettiamo, eh. Si possono usare i brodi per fare vellutate? Sì, ma io voglio vellutate che sappiano di quello che ci metto io. Frulliamo. Troppo densa, aggiungi acqua. Troppo liquida, metti evaporare. Vellutata col pepe. Un paio di cucchiai di yogurt greco. Il cipollotto. Lo yogurt bello freddo che fa contrasto. E pronti. E che buono lo yogurt sopra. Ovetto. Bianco di qua, rosso di qua, zucchero in entrambi i bicchieri. Prima montiamo l'albume perché sporchiamo la frusta con il rosso, non si monta più. Direi che è pronto. Montiamo questo. Per 3 minuti deve raddoppiare di volume. Ora, se vuoi nel rosso puoi aggiungere il caffè, marsala. Io non aggiungo niente, mettiamo la nostra spuma qua dentro, con un movimento dal basso verso l'alto mescoliamo. E pronti. Hai presente quando ti dicono voglio fare la carbonara però non ho la panna e neanche i piselli? E tu giustamente dici ma che cazzo dici? Ecco, tutto era il brutto su come non si fa la carbonara. Siccome la faccenda è seria, lavo pure la cucina. E siccome l'occasione è importante, mi sono messa in mutande. Per fare una carbonara di merda ti serve. Siccome non sappiamo cucinare, goccio d'olio e pancetta. E appena soffrigge bene, cipolla. Uova sbattute con pepe, a cui aggiungiamo il parmigiano. E se non vuoi parmigiano, puoi usare... No, pecorino no. Una cacio ricotta, il taleggio, il gorgonzola, la forfora. Ricetta richiesta da Tore Monaco. Pasta in padella. Appena senti questo rumore, vai di uova. Mescoliamo finché l'uovo non si cuoce molto bene. Una bella frittata. Il tocco dello chef. La panna. Quanto è cremosa. Perfetta, una carbonara da manuale. Pronti. A me piace di più questa che la carbonara vera. Tutorial brutto della pasta alla pizzaiola. Siccome mi sento in vena di bestemmie, invece del siluro di mozzarella ho comprato la fior di latte. Ma non sa un cazzo, esattamente come la pizzottella. Olio e aglio, poi una roba di pelati. Schiacciamo i pelati con la nostra schiumarola. Il sugo comincia a formarsi, quindi mettiamo un po' di capperi, un po' di origano. Per avere il sugo super denso ci vogliono circa 20-25 minuti. Preleviamo metà di questo sugo e lo mettiamo in una ciotolina. Versiamo la pasta, la tiriamo fuori 4 minuti prima del tempo indicato sulla confezione. Condiamo la pasta con il sugo rimasto in padella, parmigiano, mozzarella, ricopriamo tutto col sugo, mix di parmigiano e pangrattato, un pochino d'olio e andiamo in forno a 200 gradi per 30 minuti. E pronti. Sembra di mangiare l'autogrill, per me è più buona la pizzotella, invade di più, questa non sa d'un cazzo e non invade manco. Non vale tutto il lavoro fatto, era più buona se la mangiavo subito dopo aver fatto il sugo, mozzarella è una merda, non la fate, pizzotella tutta la vita, andate a fanculo. Tutorial brutto delle scaloppine di maiale all'arancia. È un piatto agrodolce. Spremiamo delle arance. Questo che rimane qui non si butta, eh. Si mangia, è buono.
Molto buono. Burro, e anche parecchio, che facciamo sciogliere bene. Mi servono delle fettine di arista abbastanza sottili. Mentre il burro si scioglie, infariniamo velocemente. Il burro frigge, cuociamo 1 minuto e mezzo per lato. 20 anni di Tetris sono serviti a qualcosa. Ecco, belle colorate. La fiamma non deve andare a cannone perché stiamo usando il burro normale, non chiarificato, quindi si brucia tutto. Girale anche un paio di volte perché devono essere belle colorate come ti piacciono. Quando sono pronte metti il sale e il pepe, nel mio caso bianco. Ci siamo, quindi aggiungiamo l'arancia. Tutto intorno alla carne, diciamo mezzo bicchiere. Alzi la fiamma e fai evaporare, si dovrebbe formare una crema. Durante questa fase giriamo anche la carne così l'arancia va da tutti e due i lati. E ci siamo dopo 1 minuto e mezzo. Ecco. Arancia grattugiata sopra. E pronti. La cremina. Oh, mi è piaciuto un sacco. Super morbide. Sanno di arancia. Oh, tutorial brutto del riso alla cubana. Mettiamo il sugo di pomodoro, una banana fritta, l'uovo fritto, no, questo è per Deborah. La banana fritta col sugo, allora lo sei italiana? No, infatti è un piatto cubano. Sugo di pomodoro fatto con olio, cipolla e passata di pomodoro. Non l'ho filmato perché c'avevo fame e mi sono portata avanti. Non posso mica aspettare te. Le banane non devono essere molto 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 mature perché sennò si sfalderebbero durante la frittura. Anche i verdi vanno bene. Riso a bollire e adesso friggiamo tutto il santo padre. Dimentica tutto quello che ti ho insegnato, si frigge l'uovo. Olio sufficiente a ricoprire tutta la superficie. Appena è caldo ci butti l'uovo. I bordi devono essere belli bruciacchiati. Per non farci mancare niente friggiamo pure il tuorlo. Ed eccolo là, tutto abbronzato. Olio bollente, banana infarinata. Tra 1 minuto le giriamo. Devono diventare abbronzate, quindi per girarle più volte ci vogliono circa 3-4 minuti. Montagna di riso, sugo. E pronti. E pronti. Tutto bello, ma comunque per mangiare devi spappolare tutto. Riso, banana e pomodoro è buono. Ancora la banana fritta è proprio buona. So scusturai. Prendi dei ceci giganti, li metti in acqua fredda tutta notte insieme a un pochino di sale grosso oppure del bicarbonato. Mettici sale grosso e bicarbonato, si cuociono meglio. Il giorno dopo li sciacqui bene, li metti in acqua fredda insieme ad alloro e ad aglio. Porti a bollore, dopodiché quando bolle abbassi la fiamma al minimo, semi coperto e fai andare finché sono pronti. Non posso usare il barattolo? Vuoi? Però sa un po' di cibo per cani. Non fraintendermi, anch'io ogni tanto mangio il cibo per cani. Però se si ha tempo. Pane morbidoso tagliato a metà. Questo coltello è da paura, da paura. Neanche nei film horror. Condisci come ti pare, olio e sale? Ah, io solo sale, grazie. Però un po' d'olio sul pane, sì, grazie. Ceci, ancora ceci. Poi su scusturai. Che altro non è che una salsa all'aglio buonissima. Dove la compra al Todis? E pronti. Ma altro che paio con la porchetta. La bellezza. Tutorial brutto della vellutata di ceci. Che luci di merda. Non useremo i legumi secchi perché svuotiamo la credenza. Quindi cose a caso. Aromatizza l'olio con dell'aglio. Che poi vuol dire farlo andare così per 2 minuti e poi togli l'aglio. Carote e patate. E ceci scolati. Ricopri di acqua calda. Condisci con sale, rosmarino, paprika e fai cuocere finché le patate sono morbide. Quando riesci a trapassare le patate con una forchetta, inizi. Ora controlla, se l'hai fatta troppo liquida, hai due possibilità. O ti attacchi al cazzo e la mangi così, oppure la metti sul fuoco e la fai restringere. Io oggi non ho voglia di attaccarmi al cazzo e quindi fiamma. Dato che avevo un sacco di patate avanzate, ne ho anche lessate un paio da mettere sopra le vellutate. Vellutata nella ciotola, sopra le patate e pronti! Ma devo dire che i ceci in scatola stanno facendo il loro mestiere.